Volevo parlare con te. Sei un ragazzo sensibile e sei molto vicino a Lorenzo. E sono sicura che sai cosa deve dirmi. Oggi ZTV intervista una giovane attrice, Sara Molaioli, conosciuta perché recita nel cast di Cesaroni. Benvenuta Sara, grazie di essere qui con noi. Sappiamo che il tuo esordio è iniziato nel mondo dello spettacolo con alcuni spot pubblicitari, uno nel mercato americano. Com'è stata questa esperienza? Io mi sono iscritta per curiosità a questa agenzia. E loro un giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto, guarda, ero piccola, avevo 15 anni, 16 anni. Ho detto, c'è questo provino per questo spot di dentifricio tipo Signal, mi pare si chiamava. Sono andata là e questo non solo è stato il mio primo provino, ma è stato anche il primo provino andato in porto. E quindi mi è rimasto impresso da morire. Vieni con me. Devi affrettarti però. 7 lunghe miglia, io faccio ad ogni passo. Dietro il colle, il bosco, aspetta il mio cavallo rosso. Nel 2008 poi hai partecipato al programma televisivo Volami nel cuore. Come ti sei trovata? Cantavi, recitavi? Diciamo che è stata una bella esperienza perché era tutto un programma in diretta. Quindi c'era un impatto che non avevo mai provato prima d'ora. E c'era questa sorta di accompagnamento, prima c'era una parte recitata e poi c'era il cantante famoso che cantava le sue canzoni. Chi mi lascia paga. Sei conosciuta, come dicevo prima, come Regina Altobelli del cast dei Cesaroni, questo personaggio. Come ti è cambiata la vita? La notorietà, la fama quando vai in giro per strada? Soprattutto quando c'è qualcosa che va in onda in quel momento, in mezzo alla strada ti riconoscono di più. Ma sono soprattutto bambini, quindi sono delle situazioni che ti danno soddisfazione perché ti fermano, ah ma tu sei Regina, pure in mezzo alla metro, al treno, mi sono capitati tutti i colori. Però in realtà, visto che sono molto attaccata alla mia quotidianità, e soprattutto ai miei amici, alle persone che amo di più, ho sempre cercato di rimanere me stessa. E infatti col passare degli anni mi dicono, oh Sara, sai che non sei cambiata poi così tanto? E questo per me è la cosa più importante. Ti prego papà, non lasciarmi sola in casa mentre un killer idrofobo si aggira nei paraggi. Tu e Marina non potreste spostare la vacanza di qualche giorno? Potrebbe essere la fine del mio rapporto con lei. Te sei anche una studentessa universitaria. Sei iscritta a Economia e Commercio. Come riesci a conciliare il tuo lavoro di attrice, appunto, con la facoltà di Economia e Commercio e con i tuoi studi universitari? Sembra strano, ma non mi risulta difficile, perché sia lo studio che questa passione sono due cose alla quale tengo molto. E quindi, visto che non voglio rinunciare a nulla, non riesco a trascurare qualcosa, mi sono rimboccata le maniche e ho detto, portiamo tutte e due le cose avanti, magari ci metto un po' più di impegno, però non rinuncio a nulla. Molti non lo sanno, ma te hai iniziato quasi per gioco, qui a Osteria Nuova, nel nostro territorio. Ti ricordi quell'esperienza? I miei genitori non è che gli piaceva molto questa scuola in Badia di Anguillare, sono della Osteria Nuova, che è una scuola molto piccola. Ed hanno iniziato questo progetto un gruppo di ragazzi che erano appena usciti dall'Accademia e ci hanno detto chi è interessato a questo corso di recitazione. Allora lì per lì mi ha incuriosito questa cosa. Così si sono dedicati alla loro passione, soprattutto a coltivare la nostra, non smetterò mai di ringraziarli, e abbiamo messo in scena questa commedia di Goldoni, Gli Innamorati, e io da lì mi sono innamorata della recitazione. La cosa più bella è stata incontrare a distanza di anni uno di questi ragazzi e averlo potuto ringraziare, gli ho detto tutto quello che ho fatto fino adesso e lui è rimasto felicissimo. Non è mai stato mai così blu il cielo del mio cuore, dove piove solo la luce dei tuoi occhi. Senti Sara, voglio chiederti un'altra cosa. Quando reciti, quali sono le difficoltà poi che vai a incontrare, insomma, se ce le vuoi raccontare qui? Io secondo me sono un po' dislessica quando parlo, quindi ogni tanto mi mangio le parole. L'importante è mantenere un po' di concentrazione e poi se sbagli non è la fine del mondo, diciamo. Sei una giovane attrice del nostro territorio, ma nel nostro comprensorio, nei nostri paesi, hai mai girato qualche scena? Quando ho girato 2 mesi fa a Don Matteo, mi è capitato di girare un giorno proprio qui alla residenza di Lio De Scalchi a Bracciano. E quindi per me era un onore, no? Io abito qua perché comunque al di là del fatto che questi paesi possano essere un po' chiusi di mentalità, però abbiamo un paesaggio che a Roma
cioè tutti invidiano. Quest'estate è girato anche uno spot di una nota compagnia telefonica con Ilary Blasi e Totti. Com'è stata questa esperienza? Immagino divertente. Abbiamo girato al mare, al tramonto, faceva un freddo cane, però il risultato è stato soddisfacente, cioè quando poi è andata in onda c'era un bel primo piano. Cosa ti senti di dire a chi vuole iniziare o sta per iniziare questa professione? Le difficoltà, le problematiche che si incontrano? L'unica cosa per me è importante che un giovane, qualsiasi sia l'obiettivo, l'importante è che l'abbia e che non è che deve vivere la vita così come capita. Ti ringraziamo davvero tanto, Sara, di essere stata qui con noi oggi. Un saluto a Zon TV.